Allora, stiamo provando a chiamare il dottor Fabio Franchi, ma ovviamente, come nelle migliori tradizioni della diretta, diciamo che la diretta gioca brutti scherzi, nel senso che stiamo provando a chiamare il professor Fabio Franchi, però non è raggiungibile. Stiamo un attimo provando a richiamare, da un po' lo richiameremo. Stasera volevamo parlarvi, diciamo, della questione che riguarda chiaramente tutta una serie di ipotesi di studio che il dottor Franco Franchi, insieme al dottor Stefano Scoglio, il dottor Montanari, il dottoressa Gatti, e non ultimo il dottor Amici stanno cercando di mettere su per cercare un attimo di inquadrare la questione pandemia dal punto di vista numerico, dal punto di vista, diciamo, delle questioni che riguardano il numero dei tamponi elevato, e chiaramente sia dal punto di vista qualitativo, quindi come vengono fatti questi tamponi. Tutti i reagenti che servono per fare queste analisi, e in ultimo ovviamente anche quella che è la. Ecco qui il dottor Franchi, che vediamo un attimo Pronto, buonasera dottore Franchi, lei è in diretta, ci siamo un attimo così, vabbè, c'è stato un attimo un piccolo problema tecnico. Adesso ovviamente lei mi sente, diciamo? Pronto? Sì, io la sento, che è risolto questo problema tecnico. Niente, io stavo introducendo un attimo la questione, diciamo, relativa al fatto diciamo, di questa pandemia, e ovviamente non dal punto di vista giornalistico, ma stasera ne parleremo con Franchi dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista numerico. E cioè, come ovviamente la medicina, chiamiamola ufficiale, per me dovrebbe esistere soltanto una medicina, si vanno a fare i tamponi, e quindi ovviamente adesso si sta chiaramente, stiamo vedendo il fatto che il numero diciamo, dei contagiati, poi il dottor Franchi ci spiegherà un attimo. Quella che è la definizione straordinaria diciamo, del positivo asintomatico, che almeno vi smentite, in questo caso chiedo anche il supporto del dottore Frank, se i positivi asintomatici erano gli ex immunizzati, no? Voglio dire, lei cosa da dire a questo punto? Perché cioè il positivo asintomatico era diciamo, quello che aveva contratto la malattia. E fortunatamente l'aveva superata, quindi non vedo come mai adesso il positivo asintomatico, quindi l'immunizzato, sia l'unture. No, prego, dottore Bianchi. Dunque, buonasera innanzitutto agli ascoltatori e ringrazio l'amico Morelli per avermi invitato a questa trasmissione. Cercherò di spiegare un po' quale sia il mio punto di vista, Certo. che può riassumere facilmente dicendo che io penso che i test che vengono utilizzati sono completamente fasulli, no, totalmente fasulli, e che non vi sia stato l'isolamento virale. Chi segue questa trasmissione sa già a sufficienza di questo argomento, perché ne ha parlato il professor Scoglio, Certo. no, e che ha approfondito con la sua Nel precedente incontro, sì. notevolità, anche di sì, notevoli dettagli. Ecco, quindi, no, giusto per dire qual è la mia posizione di partenza. Ecco, però adesso si potrebbe prendere un po' in considerazione pian piano i vari aspetti che sono poco chiari, di cui mi rendo conto che c'è poca chiarezza nelle persone, nella popolazione. Allora, intanto sì, si vedono questi telegiornali che, ricordiamo, continuano sempre a ripetere ormai da 9 mesi. No, in prima pagina, come prima notizia, questa storia della pandemia, ogni giorno, ogni telegiornale,
da 9-10 mesi, no? Quindi è un martellare Sì. continuo, no? Assieme a quello dei vari giornali di cosiddetta informazione nazionale, no? Che pompano nella popolazione questa paura. Una paura che ha poca ragione d'essere. Adesso spiegherò un attimo qualche aspetto. Ecco. Certo. Intanto partiamo proprio dall'ultima notizia, cioè quella che vi è stata un'impennata dei casi, un'impennata dei contagi, no? E quindi la situazione è di nuovo drammatica, la situazione è di nuovo pericolosa. Ecco, quello che è successo è che c'è stata un'impennata notevole nel numero dei tamponi eseguiti. Certo. Date conto che in aprile ne facevano 30-40 mila, poi in luglio con l'inizio dell'estate hanno cominciato a farne di più perché la malattia si stava estinguendo e loro Certo. avevano paura, hanno dovuto arrampicarsi un po' sugli specchi per tenerla artificialmente in vita, questa pandemia dicendo che il virus era diventato più benigno. E per giustificare il fatto che ci fossero tanti asintomatici positivi, ecco, positivi Certo. al test. E questi positivi al test sono stati dichiarati, chiamati contagiati, quindi persone che albergavano il virus dentro di sé e che avevano la possibilità di diffonderlo ad altri. Quindi una situazione potenzialmente pericolosa. Poi questi tamponi, seguendo un programma ben determinato, sono andati aumentando in maniera Quindi forsennata. statisticamente aumentano i tamponi, aumentano anche i numeri positivi, ovviamente. Hanno aumentato in maniera forsennata il numero, adesso siamo arrivati, mi pare, a 170.000 circa al giorno, dai 40.000 di aprile, ecco. E quindi una certa percentuale risulta positiva. La gran parte è asintomatica. Adesso vorrei mostrarvi una curva, ma suppongo che la potrete vedere male, dovrete essere assai bravi ad intuire molto, Sì. perché come si chiama il Skype? Non permette di vedere rovesciato, in maniera speculare, ecco. Quindi Esatto, si vede rovesciato. si vedrà un grafico un po' al contrario. Quello che vedrete è la curva rossa che si impenna e quelli sono i cosiddetti contagiati, tra virgolette, cioè i risultati positivi al tampone. E la riga sotto blu che voi non vedrete perché praticamente è sovrapposta alla linea della scisse, sono i morti, il numero di morti al giorno. All'inizio, verso marzo-aprile, sempre in Certo. questa curva che vedrete adesso, no, si vedeva che in corrispondenza all'incirca del numero dei contagi c'era anche una certa quota di morti. Ecco. Adesso questo non c'è più. Adesso ve lo mostro. Spero che riusciate a vedere. Bisogna vedere. No, si vede bene, non si vede speculare. Devo dire la verità, non si vede speculare, si vede, no, si vede bene, normale, normale, meglio così. Sì, si vede che la curva ovviamente. Va da destra a sinistra. Esatto, No, esatto. dovrebbe andare da sinistra a destra, ecco. Vabbè, sì, Comunque, però diciamo che si vede, si giusto per intravede far la cosa. capire, vedere l'impennata della curva in alto sono i cosiddetti contagiati, Sì. ecco. E quella in basso è la mortalità. Ancora, noi a cosa interessa? All'aspetto della gravità di questa malattia, Sì. no? Giusto? E quindi non c'è nessun allarme. In più, questi tamponi, come diceva anche il professor Scoglio, come ha detto, ha Certo. ripetuto, come anch'io dico da parecchio tempo, no, da parecchi mesi, che tra l'altro non sono stati testati Sì. sui asintomatici, cioè non si sa che valore di sensibilità e specificità, no, hanno sugli asintomatici. Certo. Sembra paradossale, ma questo non è.
la mia opinione, io riferisco il consenso scientifico. Non sono stati fatti studi su questo, almeno fino a giugno non ce n'era neanche uno, perché all'inizio veniva correlata la presenza del tampone positivo con una sintomatologia, no? E allora si calcolava grosso modo la specificità e la sensibilità in maniera errata completamente, ma adesso non approfondiamo. Però per gli asintomatici no, perché non c'è un riferimento. Anzi, il tampone viene considerato riferimento. Ma come si fa a giudicare il tampone? Con se stesso. È in pratica un giudice che giudica se stesso. Non va bene. Il tampone è riferimento. Ecco. Però questi tamponi possono essere dei falsi positivi. Se uno si intende un minimo, un minimo. Il significato dei test, dell'utilizzazione dei test di una popolazione, non dovrebbe parlare di test a tappeto senza sapere queste cose qua. Ecco, bisogna conoscere non solo la sensibilità e specificità precise, cose che non sono state determinate in maniera valida per questo test, non solo quello, ma bisogna anche conoscere la prevalenza dell'infezione nella popolazione, perché la prevalenza è bassa, anche con un test che sia apparentemente abbastanza buono, vengono fuori un sacco di falsi positivi, anche ammesso che il test sia buono, che effettivamente dica quello che sembra dire, cioè la presenza del virus. Invece tutti quanti danno per scontato che ogni test abbia come corrispondente la presenza di un virus, dato che ultimamente durante l'estate c'era questa faccenda degli asintomatici, allora per tenere insieme questa teoria che mai sarebbe sgretolata, ecco, se fosse presa un po' in considerazione in maniera razionale, ecco, allora il che attribuiscono ad ogni risultato il valore di contagio, ma dato che c'è questa incongruenza, allora hanno cominciato a dire che il test forse può essere un po' troppo sensibile e allora rivela anche la presenza di virus certo. in piccole quantità, che non è appunto virulento, aggressivo, contagioso in quella forma là, oppure pezzi di virus. Questo qua denota e approfitta del fatto che le persone non sono tanto addentro a queste questioni anche teoriche della dinamica, no, virale, perché in una teoria virale, no, si presuppone che il virus attecchisca nelle cellule bersaglio se non c'è nessuna differenza. Ma lei però mi sembra che sia un po' troppo buono, nel senso che io mi rifiuto di pensare che fior fior di ricercatori italiani del mondo scientifico e medico non sappiano determinate cose, perché la vedo un po', voglio dire, è un qualcosa che non è pesante. Sì, infatti il professor Scoglio aveva individuato proprio una pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità in cui venivano affrontati questi problemi della sensibilità, della specificità e del numero elevato dei falsi positivi. Ecco, ma solo in quello, quindi a conoscenza ufficialmente sono, poi queste conoscenze non le mettono in pratica. Comunque, tornando al virus, no? Se noi abbiamo a che fare con un virus, il virus si attecchisce, se riesce a penetrare un organismo ed attecchire nelle cellule bersaglio senza che vi siano difese immunitarie, si moltiplica. Quindi anche se in piccola quantità, si moltiplica perché non ha freno, è la sua funzione, non ha altre funzioni. Il virus ha un programma molto piccolo, solo quello, non c'è altro, moltiplicarsi in quelle cellule bersaglio.
Ecco, questa è la teoria virale. Certo. Quindi che la carica sia piccola o sia alta non ha nessuna importanza. Se ce n'è un poco che ha attecchito, poi si moltiplica in maniera esponenziale. Certo. Quindi da poche coppie, da 1000, in pochi, diciamo in poche ore, in pochi giorni, perché sì, si raddoppia magari nel giro di 2 giorni, insomma, c'è una genetica virale, insomma, adesso non occorre approfondire. No, assolutamente. No? Si moltiplica in maniera esponenziale. Ecco. Quindi questa piccola, bassa carica, alta carica, questo è un modo, no, di cercare di spiegare un fenomeno che invece non è spiegato dalla teoria virale, tanto più che questa storia degli asintomatici che, ha una che hanno una carica bassa no, è smentita dagli studi fatti e pubblicati, per esempio quello di Crisanti su Nature. Ma Crisanti, ecco, Crisanti è uno che si intende di zanzare, però in questo caso qua ha pubblicato uno studio su VO in collaborazione con altri 34 ricercatori di Londra, dell'Imperial College of London. Ecco, e quindi non solo lui. E cosa hanno trovato questi qua? Che la carica virale era indipendente, indipendente, ripeto, dal fatto che ci fosse o non fosse la sintomatologia. Cioè, poteva essere trovata una carica alta in soggetti asintomatici, una carica bassa in soggetti malati. Questo qua lo si sapeva già, okay. Io stesso l'ho detto già nei primi documenti che ho scritto in aprile, maggio. Sì, 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 ricordo. Riportando l'osservazione, mi pare che sia stato il primo, certo David Crowe, che aveva appunto analizzato i primi studi cinesi che riguardavano questa storia dei cicli. Ecco, questa storia dei cicli, ne ho parlato primo io in Italia, il professor Scoglio, no? Certo. Quasi contemporaneamente, penso, ecco, riportando appunto questi studi qua. Ecco, da là poi la voce si è un po' diffusa, queste informazioni si sono diffuse e adesso tutti quanti parlano dei cicli che possono devono essere fatti a 30, a 20, a 35, a 40. Più cicli si fanno, più possibilità è che il test risulti positivo, anche se non c'è niente. È quello il nodo centrale, perché se mi aumentano, se io vado a cercare un qualche cosa e amplifico sempre, perché lo devo trovare, allora la domanda che le faccio è: fino a quanti cicli è possibile stabilire, voglio dire, come dire, la carica virale o l'infettività, diciamo, di una persona, se c'è evidentemente un virus, cioè nel corpo di questa persona? Perché non possiamo aumentare i livelli di amplificazione dei cicli a dismisura, perché dobbiamo per forza trovare qualcosa. Allora, intanto io riferisco quello che ha detto Cary Mullis, che era l'inventore della PCR, quella invenzione per cui ha preso il Nobel per la chimica nel 93. Sì. Ecco, bene, lui ha detto che questa PCR non è una metodica adatta per stabilire la carica virale. Quindi non fare diagnosi, diciamo. Perché ad ogni ciclo di amplificazione, no, che non è perfetto, si moltiplicano gli errori. E quindi si va a interpretazione poi. Ogni ciclo di replicazione comporta un certo errore. Ok. Poi raddoppia il numero delle copie trovate, eccetera, il numero delle sequenze, eccetera, ma raddoppia anche l'errore, che può essere variabile. Quindi alla fine è molto difficile stabilire la quantità di partenza. Questo l'ha detto Cary Mullis. Ecco. In più ha messo in guardia contro l'utilizzo improprio di questa metodica, che può essere molto utile. Certo. Però già qua a parlare di vari cicli, facciamo 20 cicli, 25, 30, 35 cicli, indica una cosa importantissima, cioè, come dire, la gente vede
questo, sì. Cioè guarda ma senza vedere, nel senso che già il fatto di dire che bisogna fare 25 cicli, 35 o 32 o 38, significa che la metodica non è stata standardizzata. Questo quindi è un altro ognuno problema. Fa quel cavolo che vuole. Ah, perfetto. Quindi non ha significato questo lavoro qua. Certo. Perché? Certo. Perché sono statistiche fatte in maniera differente, quindi con risultati che non possono essere che differenti. Se lei usa 35 cicli e un altro gruppo ne usa 30, esatto, i risultati saranno diversi. Quindi potrebbe essere che una persona positivo in un laboratorio PCR risulti negativo in un altro nella stessa giornata. È successo. Infatti nel libro che ho pubblicato e che è in linea da stasera, da 10 minuti. Perfetto. Dove lo possiamo vedere? Sul suo... Un attimo che... Sì. Adesso non so se vedete la scritta dritta o alla rovescia. Comunque, COVID, la catastrofe provocata dal virus che non c'è. Perfetto. No, si vede bene. Perfetto. Sì. Questo lo troviamo sul suo profilo Facebook, sulla sua pagina. No, guardi, non l'ho ancora, devo fare la presentazione, ma per dire perfetto, la verità, perfetto, non ne avevo parlato finora, perfetto, perché ho avuto delle difficoltà. Ci credo. E allora per scaravanzia non ne ho parlato. Le sue pubblicazioni danno un po' fastidio, nel senso che sono, come dire, da persona che ritiene che la scienza sia la ricerca della verità, dottore Franchi, perché poi alla fine la scienza è quello. Ho scritto questo senza farmi nessuna preoccupazione o essere diplomatico, ecco, anzi mi troverete molto poco diplomatico, cioè, chi mi leggerà mi troverà molto poco diplomatico. Si trova sulla piattaforma You Can Print, ma suggerisco sì. Questa è una cosa, ma quello che volevo dire, nel libro cito appunto degli episodi di cronaca in cui si vede che uno è positivo in un laboratorio in una città a Reggio, no? A Reggio Emilia e magari un poco più in là in un'altra città là vicino magari è negativo, sì. Quindi nella stessa giornata magari o a giornata o a differenza di 2 giorni. Comunque va bene, a parte queste considerazioni mie, io riterrei, l'ho già detto altre volte, mi dispiace per chi mi ha sentito, però forse è meglio ripeterlo, ecco, che c'è stato una persona, un insider, l'ex responsabile scientifico della Pfizer, che è la ditta farmaceutica che tutti conoscono, delle più grosse, ecco, che ha detto che gran parte, se non tutti, dei positivi sono falsi. L'ha detto lui in una intervista. E anche il ministro degli esteri inglese, che si chiama Dominic Raab. Ecco, questo qui ha detto che negli aeroporti non fanno i test, l'intervistatrice le domandava, perché 9 su 10 sono falsi, 9 risultati positivi su 10 sono falsi. Ecco, di queste cose qua noi non ne parliamo. E poi un'altra cosa che è successa e che molti non sanno è che in Svezia c'è stato uno scandalo tempo fa, uno scandalo. Hanno scoperto, no, che 3.500 risultati positivi ai test eseguiti era falso. Adesso non stiamo a dire come hanno fatto a stabilire questo, però era un test fornito dai cinesi, da una grossa ditta cinese, ecco, e questa qua importava i test, no, e in tutti i paesi, da marzo aprile li importava, anche in Italia.
E questo scandalo è venuto fuori in agosto in Svezia. Voi in Italia ne avete sentito parlare? Assolutamente Non mai, mai, credo, mai, non mai, credo, perché mai. questa notizia è stata data così, no? Ma basta, dopo è stata subito dimenticata. Certo. Non solo, non solo. Questo test era stato validato dalla FDA americana, dalla Food and Drug Administration. Nel marzo di quest'anno, approvata da loro, e poi nel maggio era stata approvata dall'OMS, sempre questo kit. Ecco, quindi da questo si può capire in che mani siamo. Ecco, come vengono fatti questi kit. Dottore Franco, un'altra Allora, domanda, ma il... dicendo tutto questo, che ci sono questi falsi positivi, che ci sono test fasulli che circolano e tutti stanno zitti. Ecco. Dicendo questo, uno alla fine dice: ma quali sono i veri positivi? Quali sono i veri? Come si fa a stabilire? Ecco, questo è l'argomento che io ho affrontato e a cui sono andato a fondo. E secondo me ci vuole la comprensione a fondo di questi aspetti, se no non ne veniamo fuori. Io avevo previsto, ma sì, ma non solo io, dico io per dire, molti avevano previsto che la cosa sarebbe scoppiata. Quando in estate dicevano l'epidemia è finita, no, ci sono solo asintomatici, il virus è diventato buono, io Zangrillo, sì. subito ho detto: ma scherzate, questo qua è un pericolo enorme. Perché come è diventato buono di colpo, e dicevo, non un virus è diventato buono, tutti quanti di colpo si sono messi d'accordo, magari con una chat WhatsApp, e Certo. tutti di colpo sono diventati buoni in tutta Italia? C'è stato un coordinamento Scherziamo? E questi perfetto. qua, dato che sono diventati benigni di colpo così, senza sapere perché, senza capire niente, no? La gente non ha capito, neanche i virologi non hanno capito, lo hanno ammesso anche loro che non capiscono tanto. Beh, gli stessi virus potrebbero decidere un giorno, cioè nella stagione fredda, verso cui ci avviciniamo, di ridiventare maligni. Perché? Guarda Perché un i po'. test, no, vengono utilizzati in maniera impropria, Certo. cioè vengono spesse volte effettuati a persone, non solo del sintomo, a persone che stanno male, che sono ricoverati in ospedale, magari per A infarto, per altri prescindere, problemi sì, di default, respiratori. appena Allora, entrano in o ospedale. magari che hanno dei tumori. Allora sappiamo che persone con tumore che stanno male, a cui viene fatto il tampone, è più probabile che siano positive al test. E allora poi, se succederà loro qualcosa, quello che succede, indipendentemente dalla malattia, verrà attribuito a questo virus. Ecco, è quello che succede. Allora, se la situazione si sta mettendo in questa maniera qua, siamo fritti, perché il numero di test è aumentato, la stagione non è più quella estiva, ci sono più influenze, raffreddori, infezioni respiratorie, altre malattie che sono state trascurate dai medici, dagli ospedali fino adesso, questo lo sappiamo. Ecco, quindi ci sarà un ospedale ormai a cielo aperto, perché ognuno che sarà positivo avrà avuto dei contatti, dei conoscenti, magari sul posto di lavoro, e così tutto verrà bloccato. E ti Oggi ho devo dire saputo di una un'altra scuola domanda, dottore Franchi, mi scusi. A scuola che di 190 alunni, tutti a casa, perché? Perché il genitore sano di un ragazzo era risultato positivo a questo test. Ecco, allora tutti a casa. Questa è una reazione a catena, ovviamente, no? Ecco, perché se Non io se ne esce più. magari sono andato a parlare con uno che poi ha conosciuto un altro che è risultato positivo, capito? Allora tutti quanti sono chiusi in una rete, una grande gabbia, e noi alla fine
veniamo tutti quanti bloccati, tutti quanti paralizzati, tutte le attività paralizzate oppure paralizzate a ciclo continuo. Certo. È una cosa che non è, da cui non se ne viene fuori. Certo. Allora, noi gli italiani non si rendono conto che per mangiare bisogna lavorare, chi riceve lo stipendio fisso al mese, sono infortunati adesso, tra cui ci sono anch'io, non si rendono conto che quelli che mandano avanti la nazione, quelli invece devono guadagnarsi il pane giorno per giorno, e quelli vengono massacrati dalle tasse, non li si lascia lavorare, li si blocca le attività, vengono disincentivate le attività produttive, e quindi come pensiamo di andare avanti? Franchi, la gente non pensa come si possa andare avanti. Franchi, non si può andare avanti tutti quanti col reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, tra l'altro, deve essere tirato fuori da qualcuno, dalle tasche di qualcuno. Da chi? Da chi? Se non si da lavora? Chi? Insomma, questi sono problemi che potrebbero essere capiti da uno che ha un'istruzione media inferiore, ecco. Non so, si dice che l'uomo si distingue dagli animali perché è capace di fare le previsioni. Ebbene, è il momento di sforzarsi a vedere qual è il futuro. E il futuro, che viene compromesso gravemente, ma da ridurci tutti quanti sul lastrico, perché poi non arriveranno le tasse e taglieranno gli stipendi, le pensioni a tutti quanti. Chiaro, cosa chiaro, si chiaro. Pensa che le cose restino infatti, così in piedi, una no? Una domanda, ma il virus, che io sappia, lei mi può smentire, è stato mai isolato ed è mutato anche, oppure no? E, ecco, se ci può dire allora... Più. Io penso che il virus non può essere mutato perché si è partiti da un virus che non è mai stato isolato. Oppure il contrario, può mutare quante volte si vuole. Certo. Infatti adesso ci sono, mi pare, un 150.000 isolati diversi. Tutti diversi uno dall'altro. Tutti diversi uno dall'altro, quindi voglio dire, 150.000 virus diversi. Sì, allora questo è una... Sì, esatto. Perfetto. Allora, sì, ma il virus non ha un corredo genetico complesso come quello nostro, certo. Per cui certe modificazioni possono essere... ci possono essere, la variazione dovrebbe essere limitata nel virus, perché se no non è più se stesso, se cambia non può funzionare, perché ha proprio solo l'essenziale per poter moltiplicarsi. Ecco. Bene. Comunque, io tra l'altro ho dimostrato, ho dimostrato proprio che non solo che non hanno isolato il virus, ma che il loro isolamento era falso. Perché, detto in due parole, no? Io sono andato a misurare i virus che loro hanno fotografato e che loro hanno dichiarato che erano isolati, parte il fatto che non erano isolati. Ma comunque le misure erano diverse. E non erano quelle del virus, perché le misure del virus sono determinate, no? Sono ben determinate, non può essere uno grande come diciamo una mongolfiera e l'altro piccolo come una pulce, no? Ci sono delle misure ben precise, ecco, stabilite. Ecco, e le fotografie mostravano particelle di dimensioni diverse, o troppo grandi o troppo piccole. Tra tutti quelli che ho misurato, all'estremo c'era l'equivalente di una pallina da ping pong e un pallone da calcio per adulti. Allora io le domando, secondo lei riuscirei mai a convincerla che un pallone da calcio è uguale a una pallina da ping pong? Penso proprio di no. No, ok.
Però è quello che fanno, Ma lo dice è anche il quello CDC che USA, fanno. giusto questa cosa? Che il virus ovviamente in un documento del CDC, che è il Center for Disease Control and Prevention, l'Istituto Superiore di Sanità americano, che è uno, diciamo, punto di riferimento mondiale, dice effettivamente in un suo documento, che credo luglio 2020, datato, che il virus non è stato, voglio dire, identificato. Quindi cioè, stiamo parlando di un qualche Ah, cosa che è ecco. un fantasma Comunque. che poi i media fanno, come dire, rendere reale, costruiscono un qualche cosa di virtuale nella realtà, che poi le persone ovviamente si spaventano, perché poi ci ritroveremo in pronto soccorso con persone con la febbre a 37-38 che ingolferanno tutto e tutti, Ma capito? certo, ma già gli ospedali sono già adesso ingolfati, ma per tutta la costruzione che c'è sopra. Certo. E poi il problema. Però Dimmi, ditemi. sì, no. Ah, pronto? Sì, no, no, la sento, no, nel senso che praticamente lei ci sta dicendo il virus non c'è, quindi non può essere mutato. Ci sono 150.000 sequenze. Pronto? Abbiamo perso il dottore Franchi un'altra volta per una questione chiamata in corso. Vediamo un attimo se riusciamo a ristabilire la linea. E praticamente gli inconvenienti della diretta e delle connessioni, ma ci sta qualcuno che secondo me si sta mettendo di impegno perché ultimamente ci sono un sacco di problematiche serie per quanto riguarda queste trasmissioni, da rumori strani a cadute di linea. In questo caso il dottor Franchi non si riesce a rintracciare, però diciamo che io voglio dire anche questo, che insieme al dottor Scoglio ed altre persone, dottoressa Gatti, dottor Montanari, dottor Amici, ripeto, ci sta la problematica che cioè queste persone sono messe insieme e hanno creato, diciamo, un documento che voi potete trovare sulla pagina del dottore Scoglio, sullo sito che gestisco, che è movimentoliberascelta.it. Trovate l'allegato per poter fare una denuncia contro ignoti, perché come il dottore Franchi ha detto stamane, diciamo che purtroppo esistono un centinaio, per esempio, di eccolo qui, dottore Franchi. Vediamo un attimo di. Ok, perfetto, in diretta. Stasera siamo un poco, come dire, sfortunati, diciamo, ci sarà qualcuno che Sentite. ci, come dire, dall'alto con i satelliti ci sta bombardando di onde stasera. Ah, Perché ecco. io la Sì. sento, perfetto, è in diretta un'altra Ecco. volta, quindi se vuole aggiungere qualche altra cosa, Sì, diciamo, a proposito di questo mi terrore spiace, magari mediatico. mi si è chiuso il computer perché l'avevo attaccato a una presa che evidentemente non funziona. Boh, ancora dicevamo, sì. Il fatto del terrore degli ospedali che si stanno ingolfando, ovviamente, perché la Sì, gente è presa dal terrore. certo. Sì, allora, come dire, la cosa, secondo me, vi lascio due messaggi ancora. Uno, che in una riunione, mi pare del 5 ottobre a Ginevra, riunione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Allora, un relatore, un funzionario dell'ONU ha ammesso, no, senza accorgersene, sembra, no, che la letalità per questa malattia, pur essendo una malattia pompata, no? Statistiche pompate, sappiamo come fanno. Allora, pur essendo pompata, la letalità è del 0,13%. Glielo dici per Quindi sé, proprio. equivalente a quello dell'influenza. Ecco. E noi stiamo attuando un lockdown che non è servito perché ricordiamoci che il lockdown
è stato attuato per bloccare l'epidemia. Infatti loro avevano previsto che il lockdown effettuato in Italia avrebbe portato a un annullamento dei casi entro il 23 aprile, 20-25 aprile. Okay? Così non è stato. La curva ha seguito un altro andamento. Quindi è fallito questo. E poi c'è stato recentemente, una o due settimane fa, l'inviato speciale per il Covid, inviato speciale del direttore generale dell'OMS, sì. E si chiama Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sì. Ecco, questo qua ha detto, si è appellato in un video che si può trovare, sì. Si è appellato alle nazioni di non attuare il lockdown, perché il lockdown può servire in un primo momento giusto per permettere di organizzarsi, poi non deve essere fatto perché comporta delle conseguenze disastrose che sono fallimento dei mercati, adesso riassumo un po', no? Fallimento dei mercati, annullamento del turismo, il fallimento delle compagnie aeree, suppongo anche perché... un disastro economico. Un disastro economico. E aumento della miseria e della fame. Quindi noi ricordiamo che, no, per non bloccare questa influenzetta, su cui c'è tutto da discutere, no, per non bloccare questa, otteniamo che invece di 2 milioni e mezzo di bambini morti di fame all'anno, ce ne saranno 5-6 milioni. Che invece di 160 milioni di persone, così con, di bambini, anzi scusate, di bambini sofferenti per malnutrizione, ce ne saranno il doppio. È un macello. 320-330 milioni. Capito? Ecco, quindi anche ci sono molti al mondo che vivono con un euro, due euro al giorno. Dottore Franchi, un'altra domanda. Per quanto riguarda le mascherine, lei ritiene innanzitutto siano un presidio, come dire, utile o ci sono anche delle controindicazioni per quanto riguarda la nostra salute? Noi abbiamo detto subito, ripetendo anche quello che diceva Montanari, quella battuta là, che le mascherine servono, come potrebbe servire diciamo, un'inferriata per non far passare le zanzare, no? Ecco. Ma già intuitivamente si capiva che non andavano bene. Però c'è stato il professor Donzelli, Alberto Donzelli, che ha scritto un lavoro molto ben fatto, scientifico, no? E in cui prendeva in esame, faceva una review dei lavori pubblicati sull'efficacia delle mascherine per impedire queste infezioni. Ecco. Perché sa, una cosa è la teoria, una cosa è la pratica, qualche volta la pratica, no? La pratica nel senso la verifica sul campo, smentisce oppure corregge quello che si ritiene sia giusto. Ecco. Invece qua c'è stata una conferma totale, cioè negli studi pubblicati dove c'è stato un confronto tra chi portava e chi non portava le mascherine, si è visto che le mascherine non hanno impedito le infezioni per niente e che in più in alcune situazioni sono pericolose. Adesso poi è venuta fuori quella notizia del possibile inquinamento di queste mascherine che magari vengono da tutte le parti del mondo, prevalentemente dalla Cina, e magari possono contenere delle sostanze tossiche, ma esse stesse sono tossiche perché sono costituite da fibre di plastica. Queste microfibre sono, avevo calcolato, 300 tonnellate per 60 milioni di mascherine, 300 tonnellate di microplastica, queste se ne vanno in aria, vengono respirate, si aggiungono a tutto il resto, sono inutili e si aggiungono a tutto il resto dell'inquinamento. Ecco, queste qua. In più possono essere tossiche e quindi cosa abbiamo? In Cina, io ricordo, purtroppo non sono riuscito a ritrovare, ma ricordo benissimo che tanti anni fa, decine di anni fa, adesso non mi...
sono 20 anni fa, c'è stato uno scandalo in Cina, perché in Cina a causa dell'inquinamento tanti portavano le mascherine. C'è stato uno scandalo perché quelli che portavano le mascherine si ammalavano di più perché avevano trovato che all'interno aveva delle fibre tossiche. Poi non sono stato più riuscito, ma sono sicurissimo di questa notizia perché mi aveva molto colpito, ecco, che appunto c'erano state queste conseguenze proprio in chi... in chi usava queste mascherine. Adesso le mascherine vengono dalla Cina. Ma una cosa, io dico, ci sono in giro, ci sono su Facebook, anche su YouTube, ci sono decine di video dove ci fanno vedere Svizzera, ci fanno vedere Svezia, ci fanno vedere Germania, dove non si nota, diciamo, questo grandissimo terrore. Già che vediamo decine di persone senza mascherina camminare tranquillamente in strada, voglio dire, quindi voglio dire, se in Italia poi questo virus è più pericoloso, negli altri parti d'Europa, vicino a noi in Svizzera, non lo sono, purtroppo io mi preoccuperei un attimo della questione mediatica, che secondo me è quella prevalente, no? Nel senso che pensi poi... pensi un po' che le uniche nazioni, forse ce ne sono anche altre, ma io ne conosco tre. Le tre nazioni che non hanno attuato il lockdown, oppure attuato in maniera molto blanda e per brevi periodi di tempo, hanno avuto meno morti, sia in numero assoluto che in numero relativo, no? E hanno avuto anche meno casi rispetto a noi che l'abbiamo attuata. Ecco. Okay? Sono la Svezia che non ha attuato nessun lockdown, hanno resistito alle pressioni, le pressioni anche finanziarie per attuare il lockdown, perché sappiamo che hanno fatto così, no? e loro non hanno avuto conseguenze. Ecco, questo sta ancora, e questa è un'altra prova a nostro favore, a favore delle nostre teorie, perché se avessimo sbagliato le teorie, là ci sarebbe stato un'ecatombe. Esatto, un disastro. Invece poi in Giappone e in Bielorussia, anche in Bielorussia, no? Lukashenko è stato, c'è stato un tentativo di corruzione di Lukashenko, no? Prima con 90 milioni, dopo non aveva accettato, le ho offerto 940 milioni per attuare il lockdown, e lui ha detto di no, e non c'è stata nessuna tragedia là. In più ho controllato le statistiche di mortalità generale delle varie nazioni europee, in alcune come l'Italia, l'Inghilterra, la Spagna, l'Olanda, hanno sforato un poco, hanno sforato nel periodo marzo-aprile di quest'anno, cioè c'è stato un po' di una mortalità in più, ma non cose pazzesche, ecco, hanno un po' di più del normale, però in altri paesi dove pure c'è stata anche questa pandemia, perché l'epidemia si è diffusa dappertutto, no? Lo sappiamo. Beh, non c'è stato uno sforamento neanche minimo della normale mortalità. Capito? Allora, in Germania, in Austria e in Portogallo. E si vede che gli italiani sono un po' più deboli, non lo so. Allora, faccio una battuta, diciamo. No, certo, però questo qua è importante, vuol dire intanto che sicuramente in quei paesi hanno pompato anche loro, no? hanno pompato la pandemia, ma non è successo niente, niente, zero, non è successo niente, non è che loro hanno detto sì, noi abbiamo evitato la pandemia, no, l'hanno avuta anche loro, ma non è successo niente, niente aumento della mortalità, perché per valutare un fenomeno bisogna guardare le grandi statistiche, non si può fissarci su piccoli episodi o casi singoli, eccetera, bisogna guardare i grandi numeri per riuscire ad avvicinarci più possibile a quella che è la verità, al senso delle proporzioni, delle cose di cui stiamo parlando, no? Ecco. Quindi insomma ci sono tanti elementi, tutto in favore delle nostre tesi e tutto a sfavore di chi invece ci vuole distruggere economicamente.
e anche socialmente, perché non abbiamo parlato dei bambini, ma quello che stanno facendo ai Una bambini tragedia. è una cosa mostruosa, Mostruoso, sì. mostruosa, perché i bambini non hanno nessun rischio di niente e loro sono i più penalizzati, perché E sono i più dicono, è sensibili, perché la sono i più scienza, no, sensibili la a... scienza dice che sono gli untori, pure loro, perché non si ammalano, ma trasmettono la malattia, così ci viene detto, così ci viene Sì, detto. così ci viene detto, però dicono il tutto e il contrario di tutto, perché dicono che Lo asintomatici non so, hanno la carica virale alta, e vabbè. dicono che bla bla bla, dicono tante cose per fare confusione. Comunque, bisogna pensare, capisco che bisogna pensare anche agli anziani, sarebbe strano che io Certo, volessi trascurare gli anziani, dato che mi assolutamente. trovo in questa situazione, però l'attenzione maggiore deve essere posta ai bambini, no? È ovvio, non occorre che sto a spiegare il perché. Ecco, e questi sono i più penalizzati. Certo, perché non No, hanno gli viene interazione impedito lo sociale. sport, le relazioni Certo, certo. sociali, perché Ma lei hanno pensi, prima elementare, un bambino che deve conoscere la maestra online? La deve conoscere attraverso una piattaforma che poi È diventa mostruoso, è una un'operazione cosa mostruosa, mostruosa e criminale. Sì, veramente. che non si può. Dottore Franchi, io direi di fermarci, altrimenti qui ti diamo notte. Lei sarà stanco anche perché ha avuto una giornata abbastanza pesante. Io la ringrazio, ringraziamo il dottore Franchi di questa partecipazione, delle Dell'ascolto. parole, diciamo, che confortano, non delle tesi, perché a noi piace parlare, ma anche diciamo, motivare quello che si dice, perché guardate, sentite la TV, ma cercate di avere pensiero critico e di come dire, vedere un attimo quello che vi si dice, perché come ha detto il dottore Franchi, si dice tutto il contrario di tutto, io mi preoccuperei un attimo della questione, perché abbiamo visto delle, come dire, delle situazioni così obiettive, così come dire, in controtendenza rispetto agli stessi paesi europei che sinceramente dovremmo un attimo tutti come dite, partecipare anche, e questo lo dico personalmente, lei non ha parlato, ma io voglio citare questa bella iniziativa che la vede anche, diciamo, Ah, sì. attore, quella della denuncia che si può fare attraverso lo scaricare dei moduli e quindi Lo la studio denuncia Massafra. contro ignoti, tengo a precisare questo, non è che sia una denuncia contro ignoti, per le cose che ha detto il dottore Franchi e quindi per quanto riguarda la generazione di dati falsi sulla pandemia attraverso delle problematiche di natura tecnica e seria che riguardano i tamponi e la tecnica che si usa per fare diagnosi, tra virgolette. Sì, Per questa cui, relazione, in verità, sì, io l'ho firmata perché assolutamente. sono naturalmente d'accordo, perché sostengo idee simili. Ecco, però è stata redatta dal professor Scoglio, ecco, poi firmata da me e Dottoressa dal Gatti, dottor dottoressa Gatti Montanari, e dal dottor dottor Montanari. Amici che Sì. ha messo a disposizione lo Dottor Amici studio è stato in gamba, Massafra, sì. è stato molto in Sì, è gamba, perché effettivamente. lui che ha denunciato la questione del TAR di Zingaretti, che ha vinto la Certo, causa, anche perché lì era un po', come dire, andare contro quello che è le competenze della regione. La regione non può obbligare a vaccinare, soltanto lo Stato centrale lo può fare. Questa è una vecchia. Diciamo, un vecchio concetto che abbiamo scoperto con la legge Lorenzin, a suo tempo, quando la Regione Veneto provò a fare un esatto, ricorso, diciamo, perché le qua. regioni si buttano avanti, fanno un po' da testa d'ariete, vedono se riescono a sfondare e poi Esatto. segue lo strato. Sì. E ovviamente è paradossale che in Italia, senza ricorso alla magistratura, un governatore possa andare contro una legge nazionale. E lo Stato non faccia nulla perché voglio dire, è un cittadino che si è mosso contro questa cosa, però non ho visto nessuna istituzione statale, centrale, ministero anche della salute, che abbia detto: caro Zingaretti, tu non puoi fare una cosa del genere. E anche questo è tutto dire, dottore Franco, perché poi si parla tanto di avere fiducia nelle istituzioni, no? Io voglio avere fiducia delle istituzioni, ma senza dei segnali chiari. Senza chiarezza, vogliamo parlare del comitato tecnico-scientifico che ha dovuto cacciare fuori i verbali e alla fine sono stati costretti a cacciare questi verbali.
ovviamente in forma ridotta, alla faccia certo, certo, della sì, ha detto no, non dobbiamo renderli noti perché sennò magari la gente si accorge di essere stata presa tra in giro. Tra vent'anni magari scopriremo che è stato un bluff tutto, però alla fine... Ma questo qua noi lo sappiamo perché lo stiamo dicendo, però paradossalmente la gente è portata a credere per quelli che li hanno sempre imbrogliati. È quello perché problema. Sono sempre che... loro là, sono sempre loro, sappiamo che hanno conflitti di interesse grandi come montagne. Anche quello, il problema del conflitto di interesse è macroscopico e riguarda tutte le strutture dello Stato, non solo dello Stato, e che permettono di fare lauti guadagni anche anzi, soprattutto con il Covid, perché non è che tutte le aziende, ci sono aziende che hanno fatto la fortuna, delle persone, io voglio dire però che ci sono in uno stato di emergenza si bypassa anche con facilità il Parlamento, il vaglio del Parlamento, per cui si possono dare appalti e anche importanti a chi si vuole. Alla Fiat, per esempio, no? L'appalto delle mascherine, quindi bisogna continuare perché bisogna vendere le mascherine. Certo. Perché anche Villani ha detto sì, non ha potuto sostenere che la questione delle mascherine fosse sostenibile scientificamente, però ha detto vabbè, è un segno, è un modo, è un segnale di partecipazione al caso, insomma, ecco. C'è una giustificazione scema, del tutto scema. Sì, abbiamo anche perché costringere una nazione intera a portare le mascherine sapendo che non servono a niente, no? Proprio trattarci da scemi. In questo senso forse hanno ragione, sì. Però io voglio dire una cosa, io non so se l'ha sentito la conferenza stampa del governatore Zaia, che ha detto una cosa, io la ripeto le sue parole, lo so che è assurdo ma è così, riferendosi a questo, al fatto che una persona entra in ospedale, gli fanno il tampone positivo, esce dall'ospedale, si negativizza, diciamo così, muore in un incidente stradale o per altre cause e viene conteggiato come Covid-19. Lo so che è assurdo, ma è così. Detto dal governatore Zaia, questo secondo me è una cosa terribile, terribile. Perché in questo caso i numeri è normale che esplodono poi, ma è normale che sia così. È una cosa che non è che ci vogliono 8 lauree per capire che è una cosa di una follia. Sì, no, ma il bello è che all'inizio io ricordo che c'erano delle vignette proprio su questo, cioè si vedeva quello che era ridotto a una vignetta, insomma, no? Ridotto a una sogliola sotto una pressa. E poi c'era l'altro che diceva è morto per Covid, no? Quella era una vignetta, invece quella è la realtà. Era la realtà. Quello è il problema. Ecco, però, io lo so, lei è un fiume in piena, anche io voglio dire, sono grato di questa, come dire, partecipazione, se vuole, anche emotiva, perché lei ha toccato non solo mi è piaciuto molto perché non ha toccato soltanto dei temi scientifici, ma anche umani. Questo la rende, come dire, le fa onore, perché parlare anche di anziani, di bambini, di tutto ciò che è il disastro, non solo economico, ma anche etico, ma anche, diciamo, di quello che può essere la interazione sociale, è un qualche cosa che, come dire, non fanno in tanti. Voglio dire, lei è anche un ottimo osservatore di quelle che sono dinamiche sociali, di quello che è il mondo in cui, cioè non è il solito ricercatore che sta sul piedistallo e che non si rende conto che la realtà è, come dire, cosa diversa, ma è una persona ovviamente che fa i suoi studi e però ha anche un piede ben saldato sulla realtà, si rende conto che purtroppo, come l'ha ben descritto, siamo andati, io credo che un secondo lockdown è finita, dal punto di vista economico l'Italia sarà sull'altro. Certo, siamo già finiti, ma dobbiamo se c'è qualche minimo di speranza di riprendersi, questa qua se ne va. No, è finita proprio. Va bene, io saluto il dottore, questa volta la saluto veramente. Ci diamo questo ordine perentorio di concludere questa trasmissione. Salutiamo il dottore Franchi, che ricordiamo, il infettivologo che ha scritto numerosi testi
sul Covid e segue da vicino tutto ciò che riguarda questa, diciamo, chiamiamola pandemia, diciamo, costruita dal mainstream a tavolino. E le auguro una buona serata, buona continuazione dei suoi studi e manteniamo sempre alta l'attenzione su questioni che riguardano la salute sia dei cittadini ma anche quella che riguarda, diciamo, eticamente i bambini e gli anziani, che sono comunque il nostro futuro ma anche il nostro passato, che perché il passato è importante, perché attraverso il passato noi siamo quello che siamo. La ringrazio, dottore Fanti. Grazie a voi, grazie a lei soprattutto. Buonasera. Buonasera.